Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, la Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e Finanze, ha rinnovato l'iniziativa di distribuzione del Mio Diario. L'agenda scolastica è stata consegnata dagli agenti anche agli alunni dell'Istituto Comprensivo Gaudiano di Pesaro, dopo la visita del prefetto Luigi Pizzi, del questore Antonio Lauriola e di dirigenti e assessori comunali. Pesaro Urbino è una delle questure scelte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per promuovere questo evento, la consegna del Mio Diario, e come dirigente della divisione anticrimine insieme ai miei collaboratori dell'ufficio minori ci siamo occupati con le scuole di organizzare questo evento. Questo diario che accompagnerà i ragazzi, i bambini delle elementari che dalla terza passano alla quarta, e in più verrà distribuito anche ai figli dei dipendenti, dei poliziotti, tutti i bambini che sono in età scolare per le elementari, per la scuola primaria. Il tema del diario è l'educazione alla legalità e al senso civico, corredato di vignette che richiamano il corretto senso del dovere in collettività. Il diario affronta tematiche quali l'uso sicuro del web, l'educazione alla circolazione stradale, la lotta al razzismo e la tutela dell'infanzia, offrendo spiegazioni adeguate ad un pubblico di bambini. Protagonisti grafici del progetto sono due supereroi, Vis e Musa, i quali accompagneranno gli studenti per l'intero prossimo anno scolastico, stimolandoli alla riflessione insieme a docenti e genitori su temi fondamentali per la loro formazione e per la civile convivenza. Un momento importante perché nel diario i bambini possono prendere confidenza con le regole, dalla Costituzione e a tutti i vari aspetti dell'attività della Polizia di Stato, per avvicinare i ragazzi delle scuole a quella che chiamiamo educazione alla legalità e che promuoviamo soprattutto con le scuole pesaresi, con le scuole elementari.